Ciao amici, ho una domanda per voi. Si ingrassa di più con lo zucchero o con i grassi? Sì, mo dai, ma è come chiedere chi è nato prima, l'uovo o la gallina? No, non proprio. Nuovi studi affermano che il grasso non fa ingrassare. Ma come? Grasso e ingrassare sono quasi sinonimi. Mi spiace, ma sembra proprio che sia lo zucchero a fare prendere più peso. Eh sì, amici, gli ultimi studi confermano che lo zucchero è il peggiore nemico della dieta. Molte prove confermano che il grasso, mangiato in modo corretto, non influisce sull'aumento del peso, al contrario dello zucchero, che non si salva proprio. Anzi, alcuni studi sostengono addirittura che i grassi siano un valido alleato delle diete. Vediamo allora insieme le prove che dimostrano che il grasso non fa ingrassare. Se vi piace l'idea, mettete subito mi piace a questo video e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Ecco come si è svolta la ricerca. Sono state confrontate persone che hanno ridotto i grassi con persone che hanno ridotto i carboidrati. Le persone che hanno ridotto i grassi non hanno perso peso. Mentre chi ha mangiato molti grassi e ridotto i carboidrati raffinati ha perso chili. Lo zucchero è dunque correlato all'aumento del peso in modo inequivocabile, ma l'assunzione o meno di grassi e zuccheri incide anche sulla salute. Una ricerca condotta su 150.000 persone ha dimostrato che chi introduceva pochi grassi aveva più probabilità di ammalarsi in diversi modi. Invece, chi introduceva pochi carboidrati aveva una minore incidenza di malattie. Spesso accade che chi riduce o elimina i grassi dalla dieta tende a consumare più alimenti a base di zuccheri e carboidrati. Quindi non si perdono i chili di troppo e non si riduce il rischio di malattie correlate, come cancro al seno, malattie cardiache, tumore del colon retto. Come proteggersi? Leggete sempre le etichette degli alimenti che consumate, anche quelli insospettabili. Noterete l'alta quantità di carboidrati e zuccheri nella maggior parte dei cibi. In questo caso, ricordate che è meglio un grasso buono in più e uno zucchero in meno. I cibi contenenti grassi buoni sono utili alla dieta e alla perdita dei chili di troppo. Mi riferisco ai grassi della frutta secca, oli vegetali, avocado, cocco. Gli zuccheri, al contrario, sono i veri nemici della linea e della salute. Meglio evitarli. Bene amici, oggi abbiamo scoperto che per dimagrire possiamo assumere grassi e dobbiamo tenere assolutamente alla larga gli zuccheri. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, una lista dei grassi buoni e dei grassi cattivi. Trovate il link al file gratuito in descrizione. E comunque, se volete essere seguiti personalmente da me per perdere peso con il mio programma Dimagrisci in salute e senza dieta, potete richiedere una call personale per parlare con me direttamente e verificare se il programma è adatto a voi e se voi siete adatti al programma, che è molto selettivo ed esclusivo. Trovate il link con le info e le istruzioni per la candidatura sempre in descrizione. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.